Kingsley Corporation e continuiamo questa splendida serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation e niente, proseguiamo. Andale, andale. C'è un drone. Vieni a fare il giro, vieni. Io scemo che scendo. Mi prende tutto. Sali. Ok. Potenziamento. Guarigione dei condotti, perfetto. Perfetto. Sta arrivando un treno? Spero di no, perché sennò. Vai. C'è pure altro. No. Non riesco a prenderlo? Vabbè. Signore, firmi la petizione per far sparire le droghe dalle strade. Se non fermiamo questo veleno, altri faranno la fine di Fetch Walker. Fetch Walker. Le droghe le hanno devastato il corpo, trasformandola in una bioterrorista. Ci serve il suo aiuto per tenere le nostre strade pulite da quella roba. Wow, sono colpito dal tuo autocontrollo. Forse però dovresti aspettare accanto Ciao agli schermi a Benjamin, neon. non Che ti ne dici? In preoccupare. questo modo daresti meno Tranquillo. l'occhio. Prima o poi si farà Sì, per la propria dico! testa. Già, e poi lì incontrerei meno persone che vorrei prendere a calci. Appunto. Ma c'era qui un... riuscivo a beccarlo. Vabbè, fa niente. Ok, mi serve un nascondiglio. Ok, ci siamo. Sorveglianza in stile vagabondo. Del denaro a quegli spacciatori. Soldi, venite da me. Subito, bravi. Che c'è, troppo Cosa vi ho bassa la fatto di voce? male? No. Ah, di nuovo, no! Velocità come l'ultima volta, Delsin. Concentrati. No, 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 stavolta non mi sfuggi. Ci sto dentro ora. Lasciami in pace! Secondo figlio è morto coniglio. Benjamin, tutto bene, sì? Sta dicendo delle cose assurde. Ma puoi correre sui muri. È un gioco da ragazzi. Stiamo facendo paura, Benjamin. Se lo meritavano.
stai facendo paura, stai dicendo delle cose assurde. Secondo figlio è molto coniglio, ma che vuol dire? Devo finire quello che ho cominciato. Che vuol dire? Penso che tu abbia chiesto perché mi piace XD. No, no. Benjamin, guarda che alla prossima risposta così. Senti, una calmata, capito? Non tornerò mai là dentro! Lasciami stare! Che è una fonte in meno. La cattiva è che non sono un tipo notturno. Ma dove ho qui? Sono le. La pianta di cercare di uccidermi, forse le insegne della birra. Aspetta, non te lo dico. Le 3:23. Hanno un altro giorno. Mi ascolti o no? Io non sto con Augustin. Sei maledetti robot. Quante volte aspetta? Ci sono dei robot. Voglio solo alcuni dei tuoi poteri. Tutto qui. Lasciami in pace. Non sto capendo una sega. Vabbè, oh. Coraggio, poteri, lo so che ci siete. Sorprendete! Ah, ci sto prendendo la mano! Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Dove diavolo ti sei cacciata? Che stanno tutti i coglioni? No. Sveglia la ragazza. Vabbè, morto. Sento il tuo respiro. Vabbè, sono con te. Recupera, Delphi. No!
intenzione di tornare indietro. Un attimo che... Ah, le 10 del mattino! In Argentina, l'anno d'oggi. Vabbè, raga. Questo è forte, capito? Ma rotto il coglione. Non ho intenzione di tornare indietro! Ok. Presente, ciao, buonasera. No, no, no. 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 Da piccola non avrei mai pensato di diventare una di loro. I miei poteri furono una sorpresa. I miei mi hanno denunciata. Pur sapendo quello che il governo faceva a quelli come me. Non sapevo cosa fare, ma... Poi mio fratello Brent ha preso le giacche e siamo scappati. Erano giorni difficili in strada. Muoversi di città in città senza il minimo aiuto. Poi l'incontro con gli spacciatori. Wow, ci hanno incantati. La droga era il paradiso. Ma ne volevamo sempre di più. E l'astinenza era un'agonia. Sempre alla ricerca di una dose. E quando perdi la scorta di roba, quando pensi che qualcuno te l'abbia rubata, le droghe, gli spacciatori, ti fanno fare cose che... Non fu difficile per il governo portarmi dentro, ma non era una prigione normale. Mi hanno insegnato a sparare e persino a uccidere. Così il giorno dell'incidente sono scappata con le mie nuove abilità. Era quello che serviva per sistemare le cose. Brent, lo prometto. Inciderò il tuo nome sul petto di ogni dannato spacciatore. Nessuno dovrà più soffrire come noi. No, fratello. Nessun altro. Ok. That's it. Ehi, stai bene? Che è stato? Sei stato grande, davvero grande. Forza, alzati. Alzati. Oh. Bene. Ehi, sei stato grande. So io dove portare questa felce. In un posto in cui Augustin non la trovi. E dove lei non possa fare male a nessuno. Ehi, no. È solo a caccia di spacciatori, dai. A caccia? Li assassina, gli spacciatori. Cosa credi che io faccia con il DUP? Quello che devi per salvare gli Accomish a casa. No, non ci provare. Solo perché tu hai la stessa malattia. Non dolo, malattia. Non vuol dire che dobbiamo farci carico di ogni rifiuto umano. Senti, io non ti abbandonerò mai, capito? Mai. Ma non possiamo lasciarla libera. Ehi! Buonasera. A reggi, stavamo. No, dai. Lei è una mia responsabilità! Già, perché tu sei un fuoriclasse in fatto di responsabilità. Faccio io.
Ok. Sono qui per la tribù, non per arrestare i bioterroristi. Conduit! È a posto, di solito è a posto solo. Non oggi. Sì. Parliamo un po'. Ma prima hai voluto fuggire, mortacci tua. Va bene, va bene. Ehi, Reg, sì. Scusi. Però sai, Pepe, ma te hai letto la chat di sto Benjamin? Posso parlare con lei, ok? Per scoprire se potessi aiutarci. Cioè, mi ha fatto via un colpo, eh? Non vorrei giocare la carta del Reggio imbronciato. Sai che la odio. Una come lei non dovrebbe poter girare a piede libero. Ti sei scordato che anch'io sono uno come lei? No, sei sì, qua appena so, riguardo il video. E tuo fratello ti sta chiedendo aiuto per portare a casa la pelle. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per la tribù. Ok, grazie. Devo scoprire arancione e nero. Il nuovo potere. Provare i nuclei. YouTube. Perché non si può dire? D'accordo, inviato. Per la tribù. Cosa? Grazie. Ti tengo aggiornato. Io non voglio aggiornamenti sugli sviluppi. A dopo, Reggio imbronciato. Ehi, sai quelle casse luminescenti che il DUP ha sparso per la città? Sì, le ho viste. Tracciano i nostri spostamenti. Beh, ho capito come usarle per, diciamo, assorbire nuove abilità. Voglio provare con il potere al neon che mi hai dato tu. Da. E ho pensato che forse potresti venire con me. Perché non mi spieghi come funziona? Oggi ho raggiunto... Vabbè, ciao Presepe, comunque. Non ti preoccupare. La bambina. Ti aspetto. Ti aspetto. Uno di quegli affari dovrebbe trovarsi tra la seconda e me. Ci vediamo là. Allora, se ci potenziamo il neon che sta di qua. Ah, non possiamo perché ci servono frammenti e è qua su. Sto bene, io e i tracciatori di Condi. Ora sei da solo. Belle, belle poteri, belle. Ehi, poteri. Gente, avete visto una ragazza? Ah, gli ha tarpato le ali. Non c'è di che. Ok, hai visto come si fa? Credo che fossero solo di pattuglia. Ne ho trovato un altro. Ho lasciato dei segnali sulla via. Vedi, è un indicatore al neo. Ah, ho capito. Devi solo su. Ah, ok. Pensavo che stai andando, ci vediamo sul canale arancione, invece no. Ehi, Fetch, ho appena visto un tuo lavoretto. Credevo volessi aggiungere un attacco al tuo record. Devo alimentare. Magari se la smettessi si placherebbe e diventeresti una persona normale, come me. Oppure potresti andare al diavolo. Delicata, eh? Coglione, m'ha detto coglione. Sì, beccati questa, sacco di letame spacciabene. È quello che ti merita. Ehi, Fumino, vieni anche tu. Sì, ma arrivo. Fammi sottomettere questo. Pure questo. Vabbè, te sottometto così, dai. Sti cacchi. E one, two. Ah, bello questo. Questo è bello. È come averci i poteri del tempo. Ehi, ti serve ancora aiuto? Non mi serve, ma lo accetto. Wow. Oh. Allora, fai tutto te, vai. Questo è tuo.
No, stavo per uccidere quell'altro, eh. Ok. Dopodiché? Ok, ho trovato il prossimo. Tu continua a seguire gli indicatori. Indicatori? Dimmi che trovo. Ok, ok, faccio. Sai, forse dovremmo darci una calmata con gli spacciatori. Scherzi o parli tu? Beh, noi abbiamo i poteri e loro no. Dobbiamo dare il buon esempio. Aumentare le briglie ogni tanto. Lasciaci su. Un noccio. Dopodiché? Dove si va? Di là. Ok, sì sì. Ehi tu. Oh, questa si sente. Sì, è per di qua, è per di qua. Eccola qua. Per chi? Eccolo lì. Fatti prendere dal piccolo. Prima tu. Che tanto questo no, questo volevo, bravo. Seguiamo la pista, signori. Ok, se va avanti, se va avanti. Mi sono perso. Ah, eccolo. Patch, vedo che hai cominciato a lasciare in vita questi spacciatori. Mi viene il sospetto che c'entri io in qualche modo. Voi egomaniaci credete di essere la ragione per tutto ciò che accade al mondo. No, non è vero. Non credo di essere la ragione per tutto. Solo per il tuo evidente cambio di atteggiamento. Da dove? Scusa. Se siamo qua. Salgo le scale. Perde qua. Ho perso, visto? Sto cazzo devo andare. Ho perso la strada. E niente, ho perso. Ecco. Ok, ho fatto. Poi, di là. Ah, sopra, ok. Vai. C'è un coglione in casa che fa rumore, ovviamente. Ah, sì, centro pieno. Oddio, dove devo andare? No, dove devo andare? Niente, sono coglione. Infatti, è isso. Caro amico, ti iscrivo. Eccola.
Vai, 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 vai. Boom. Ah, per esempio, faccio un attimo una pausa di 5 minuti che sto così e arrivo subito, eh. Eccomi qua. Ecco qua. Ah, bello. Questo è bello. Venite, venite. Queste volte non hai da chiedere. Ho pensato a quello che mi detto. Spaccio di sparsabilità. Ah sì? Per come la vedo io, dare la caccia ai pesci piccoli è uno spreco di tempo. Dobbiamo risalire al terreno, puntare ai fornitori, fare la differenza. Beh, se l'idea è quella di colpire i pezzi grossi, conta pure su di me. Voglio dare il mio contributo per cambiare le cose. Sì, sarà un appuntamento, ma con la morte. Mi chiamo appena scopro qualcosa. Ok, potenziamenti, vediamo un po' di potenziarci. Allora, salto fotonico mi serve. Velocità infinita a questo. Però devo arrivare a livello 4, Paladine. Assorbimento rapido e assorbimento Leon. Vai.
sì. Tu me lo volevi prendere, eh? Ah, ecco il salto fotonico, bellissimo. Questo serve. Eccolo qua. Muoviti, laser girl. Laser girl. Da vedere. Poteri da rubare. Ok, non arrabbiarti. La buona notizia è che puoi cominciare senza di me. Affrontare il pericolo da solo? Per te questa è una buona notizia. Ascolta, ho saputo che c'è una grossa partita di droga a bordo di alcune barche ormeggiate al porto. A bordo di alcune barche ormeggiate al porto. Non mi serve altro. È una grossa partita. È probabile che l'abbiano caricata a bordo di case galleggianti. La merce si trova su alcune di esse marcate con un delfino. È il simbolo del gruppo. Ottimo. Non aspettarmi. Potrebbero cominciare a scaricare da un momento all'altro. Perché ci hai messo tanta? Cose da donna. Che vuoi dire con cose da donna? Per farmi dire i nomi dei suoi amici. Tutto quello che sapeva su questa partita di droga. Ho dovuto pestare uno spacciatore. La cocaina, ecco qua. Patch, sono al porto. E io sono sul tetto. Potevi arrivare ancora più tardi. Ah, ecco perché odio lavorare con le donne. Bingo, la droga. Ehi, Patch, segnerò tutte le case galleggianti con a bordo la droga, così potrai capire quali distruggere. Non puoi fare a me di taggare qualcosa da 5 minuti. Di taggare. Fatto per te. Oh, però. Mi ha detto le palle. Guarda quante gambe. Guarda quante gambe. Bello. Per cercare di te. Bello. Ok, vai, l'ultima gamba. Dammela un'altra. Ok. Io appena mi rompo nei coglioni. Acqua. Vai. Oh, come vola via il tempo però, eh. Campione. Aspetta, non arrivo. Non riesci a trovare delle case galleggianti al porto? Meglio del gelato. No, atterra. Vai. E zac. Patch? Te l'ho detto che ti avrei parato il culo meglio di un paio di... Sì, grazie, ho capito. Ovvio che ci abbia messo tanto, Patch. Avevi detto delfini, ma in realtà è una focena. È un errore molto comune. Ecco perché odio lavorare con te. Aspetta, ho sentito qualcosa.
Fetch, non sapevo ci sarebbero state ragazze alla festa. Non si fa. Spacciatori usano le loro prostitute come scudi umani. Gamba. Doveva essere una grossa partita. Dovrebbe esserci almeno un'altra casa. Hai visto? Sta diventando più forte del forte. Ok. Aia. No. Vedi che funziona malissimo. Ok, visto come va? Devi di avermi fregato. No. Oh, adesso, se io faccio così, no? No, niente. Oh, basta. Vai. Se no morivo. Vabbè, fatto tutto. La droga sta qua dietro, sicuro. E te l'ho detto. Ehi là! C'è qualche donna di facili costumi tenuta in ostaggio in questa casa contro la propria volontà? Contrassegna la casa. E di sì alla gigante. Sembra che abbiamo sollevato un vespaio nel deposito. Arrivano. Davvero? Preso. E fate via. Ah, si tocca la guerra. Mannaggia. Però sempre in acqua, cado. Vattene, sì. Presa la gamba, presa l'altra. No. Tra. Corri. Ci muoio. No, via! Niente, ci muoio. Prendi vita? Devo... Vabbè, ma in mezzo secondo, scusami. Vabbè, raga. Dai, coglioni. Pronta per attaccare il deposito? Io dico di aspettare, vengano loro. Stare con le mani in mano ad aspettare è la mia strategia. Per fortuna hai liberato quelle donne prima che facessimo saltare le case galleggianti. Non scherzare. Pronto? Illuminiamo la baia. Qua so che ci vorrebbe. No. Così.
Olè, hai visto? Nascondi, share. Delsin in azione. Salva schermata. No, vabbè, condividi, no, però. Ecco. E vai. E non solo, leviamo pure l'opzione. Ok, vai. Fatto? Tesoro? Tre case con i delfini in meno al mondo. Tre case con le focene in meno. Non preoccuparti, è un errore comune. Mamma mia, morta. Svegliati, si muovono. Stanno spostando della roba nel loro rifugio Ok, non me principale. lo devo far scoprire. Seguiamo, ci porteranno. Tranquilla. Assassin's Creed mi ha insegnato molto. Ah, è vero che devo fare pure Assassin's Creed. Rimaniamo sui tetti per non spaventarli. Cerchiamo solo di non perdere di vista. Posso farti una domanda riguardo a quella prigione del DUP? Cardon Cale? Sì, esatto. No. Cosa vuoi sapere? Eravamo in 400, forse 500. Alcuni sono stati portati No, via e vabbè, sottoposti a che un bug. trattamento speciale. Io ero. Per il vero, volevo solo sapere se c'era una piscina. Sei uno stronzo, lo sai. Me lo dicono tutti. E Delsi si sta facendo duro colpo. Però abbiamo già trovato. Sono entrati nel vicolo. Il posto è questo. Bene, qual è il piano? Facciamoli fuori. Facciamoli fuori? Non è un piano. Sei finito. È di nuovo quel tizio. Ah, poi? C'è qualcuno sul carro. Bene, signore. Vuole inzuppare, Zuppi? eh. Sì, i cattivi non ci sono più, È già pieno andate, appena partito, gioite, quindi. amate, magari non per lavoro. Se volete tornare pulite, fatelo ora. Le strade sono libere dalla droga. Non fate cazzate! E sono andato. Credi che due bioterroristi emarginati sentiranno mai grazie da chi salvano? Sì. Credo tu abbia salvato me. Hai deciso di smettere per la strage rituale di spacciatori. È metà del tuo fascino. Ah sì. E l'altra metà? Boh. In realtà è un unico grande fascino. Dai, non voglio rinunciare alle mie passioni, devo solo trovarne di nuove. Come la box. È così che ti giochi i nostri momenti di intimità. Tu hai qualche problema con i sentimenti, vero? Portiamo il resto della droga al porto. Qualche pesce si farà un bel trito. Sono stornato. Io ti No, piaccio. vabbè. Mi sa che Fetch ha perso la testa per noi. Dopo qualche bacetto. Grande, grande. E niente, abbiamo rosso? No, perfetto. Potenziamoci un po'. Ovviamente in neon. Vabbè, sì, va bene. Assorbimento neon e bolla stasi. Proprio fa bolla estesa, stasi potenziata. I nemici temporanei del mondo possono essere sottomessi con un singolo raggio neon. Ah! Ok, capito. Va bene. Devo sposarmi con l'altra donna della mia vita. Cosa ha lei?
Il potere del cemento? Cemento. State tutti alla fine. Tuo fratello sarebbe orgoglioso di quello che hai fatto. Cioè, uccidere spacciatori, distruggere droga e liberare schiavi del sesso. Certo. Se mi avesse vista alle prese con bar, droga e spacciatori, sarebbe stato orgoglioso. Abbiamo fatto un bel lavoro qui. Sono curiosa di sapere come saranno la giustizia alla TV. Ok. Com'è possibile? Cazzo, sì! Vabbè, sì, ammazzami, dai, eh. Ammazzami, ammazzami. Sono più forte io, sai, sì. Oh, mica te riesco a pigliare sto pezzo di merda. Vai, sottometti. Troppo potente, sono troppo forte. No, c'è una sottomissione. Open qua, decidi. Ok, uno. Grande frate. Dormi. Questo casca, eh? Questo rimuore. Uffa! Questo come si fa? Ora facciamo pure cose del DP. Sì. Ok. Vai. Facciamo il coso del DP e facciamo il coso del DP, va. Tanto che ci vuole. E vai. Smatti tutti. Siamo troppo potenti. Non ci spara, non mi sparare, non mi spara. Che stronzo, eh. Ah. Che stronzo. Mannaggia, che paura. Posso? Posso fare così? No. Ehi, Delsin, pare che il DOP abbia preso d'assalto il quartiere Lantern. Evidentemente credono ci sia un conduit nascosto lì. Sembra un buon nascondiglio. C'è un ponte lì vicino, che ci parla. Splendido, un colloquio a tre. Ehi, Fetch. Ehi, Abigail. Ti ricordo che quel ponte è stato distrutto dal DUP come il 520. Ehi? Il senza poteri. Non esiste un ponte che noi Comet non possiamo attraversare, giusto, Dee? Vale la pena provare, Reg. Ah, pare che tu sia in mani assolutamente competenti e affidabili. Chiama se riesci ad arrivare lì, eh? Come a sopportare? Paga le bollette. Vado al ponte. Ok, ora vediamo pure l'altro coso. La fate vedere cornuto. Vai. No! Ok, visto come va? Ora ci potenziamo e poi ci salutiamo. Stasi potenziata. Questo è quello che stavamo a parlare, vero? Sì. Proviamolo. Ah, bello, già subito. È bello così. Buonanotte. Vabbè, è bello. Così è bello.
Ok. Recep, grazie per avermi fatto compagnia, anche a caro Benjamin. Intanto salviamo. Ok, a posto così. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua, non sono Ciccio Gamer, però. Allora, seguitemi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingsglaive Corporation e ci vediamo domani per continuare questa splendida serie. Ciao a tutti!